primo KO stagionale per il Pineto che nella ripresa domina, crea ma non concretizza. Volpicelli dal primo minuto alle spalle di Gambale, Ancona col 3-4-2-1 a ridosso di Spagnoli. Cioffi, l'ex carrarese Energe che al settimo arma il mancino, traversa sfiorata. Quindi il piazzato di Luca Lombardi, cresciuto nelle giovanili doriche, posizione decentrata a distanza ragguardevole, brivido per Vitali. Versato opposto 27esimo, bella combinazione tutta in velocità tra Spagnoli e Cioffi, coraggiosa, soprattutto decisiva l'uscita di Tonti che sventa il pericolo. Passano due minuti, si mette in proprio Volpicelli, serie di finte, sinistra forte ma centrale, Vitali si rifugia in angolo. Subito dopo l'Ancona sblocca il punteggio, giocata illuminante di Spagnoli per Peli che va via centralmente ed è glaciale, faccia a faccia con Tonti, 1-0 Ancona, autore il migliore del primo tempo, l'esterno di fascia destra Lorenzo Peli, classe 2000, ex Como e Pontedera di proprietà dell'Atalanta. Reazione tuttavia immediata, Pineto ad un passo dalla pareggio, da Volpicelli a Schirone, invito in mezzo, carambola incredibile su Martina e pallone sul palo, quasi autogol. In difficoltà Borsoi rilevato da Teraschi che in avvio di ripresa senza immagini sfonda sulla destra e mette in mezzo, non ci arriva Schirone, Pineto di nuovo ad un soffio dall'1-1. Ancora più nitida la chance per Di Filippo che al 64esimo si divora un'occasione gigantesca di testa, tutto solo il difensore del Pineto la schiaccia troppo, pallone al lato. Per l'Ancona invece una sola occasione sotto misura, Energe controlla e impegna Tonti. Dall'altra parte 81esimo, Gambale apparecchia per Della Quercia che si coordina, destro a colpo sicuro da distanza ravvicinata, Marenco ci mette il piede e salva la sua porta. Che peccato, risultato bugiardo, Ancona batte Pineto 1-0.